Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Nocciolino 24, il più vagabondo di YouTube. Prima di tutto vi faccio vedere dove mi trovo, in modo tale che possiate capire come sono fortunato io oggi. Io mi trovo su una collina meravigliosa in un centro commerciale, actually il più grande di tutta l'Europa dell'Est. Io ho la maglia a collo alto, ma giusto perché mi piace, ma fa veramente caldo, tanto come potete vedere non ho il giubbino nemmeno, ed è davvero meraviglioso. Mi vedete magari un poco sconvolto perché ho provato per la prima volta l'Oculus Rift e ragazzi, l'ho pagato questa esperienza, l'ho dovuta pagare, l'ho pagata 20 lei, ma all'inizio ero un poco titubante, ho pensato vabbè mi vogliono far fesso perché magari sono straniero, e in realtà vabbè, a pensare male non si fa mai male. In realtà non ci stava scritto su sto cartello, tra l'altro 20 lei, era un ragazzo tra l'altro che parlava inglese. Ah sì, perché poi è una cosa importantissima, qua tutti parlano inglese, cioè anche se uno vede una persona magari anziana, tendenzialmente parlerà anche quella persona inglese. Ho provato l'Oculus Rift, ho provato il gioco del... come si chiama? Delle montagne russe. Madonna, mi sono cagato sotto, cioè nel senso ho tutto un il cuore che mi batte a mille, perché sembrava davvero che si stava cadendo sul serio. Quello strozzo mi teneva da dietro perché stavo perdendo l'equilibrio, ogni tanto mi spingeva quando diceva ah, guarda a destra, guardavo giù dal carrello, diciamo, motore delle montagne russe, vedevo un precipizio, ma una cosa allucinante. La cosa che voglio dire, veramente, accettate questo consiglio, smettete di credere che voi siate il centro del mondo, perché non è assolutamente così, non è assolutamente così, cari ragazzi miei. Qui è fighissimo, è tutto figo, e tra l'altro è pulito. Io continuo a meravigliarmi del livello di pulizia che ci sia agli asci. Io sono sconvolto, sono proprio sconvolto, ma poi le persone sono carine, sono bravi, sono disponibili. Allora io dico, con quale ignoranza mostruosa, con quale coraggio noi in Italia ci atteggiamo e stigmatizziamo, magari, o usiamo termini un poco più semplici, li pigliamo per il culo, li maltrattiamo, diciamo ah, ma che vieni dalla Romania, ma la menechivestra mort, tutti quanti che mi avete fatto credere che chissà in Romania che cosa ci fosse di brutto, quando poi in realtà Maio è bellissimo. Io ve lo vorrei far vedere meglio, perché ragazzi, senza scherzare, è bello, ma bello, bello. E poi non piove, questa è una cosa che ho spesso accusato a Londra, soprattutto dopo tanti anni comunque di vita lì. Aiù, cioè senza pazziare, fa caldo, c'è il sole, cioè stamattina faceva freschetto, ma quel freschetto che non dà fastidio perché ci stava poi il sole, poi all'improvviso è venuto il caldo, ma pesante. Quindi, cioè, basta, non siete il centro del mondo, brutti cazzoni, non lo siete. Le strade sono più pulite delle nostre, più aggiustate delle nostre, la gente è più cortese. Ma chi è che ha detto italiani brava gente, italiani dal cuore d'oro? Ma sti cazzi! Ma non è vero! Ma chi l'ha detta sta cagata? Ma forse un tempo, forse quando, ecco, eravamo costretti ad emigrare, e ecco, magari adesso che stiamo emigrando di nuovo e capiamo determinate cose, ma diciamo la generazione quella là dei nostri genitori, ma che cazzo devono capire? Ma che devono capire? Non hanno capito un cazzo! Sì, certo, tutto perfetto sempre. Io sono il primo ad amare l'Italia, sono il primo ad amare il mio sud, sono il primo ad amare Napoli, però non mi dovete rompere i coglioni, non me le dovete rompere, non voglio più sentir dire che i paesi dell'est, io adesso ho una piccola esperienza di viaggio nei paesi dell'est, quindi non è che ne ho visti tanti, sono stato in Albania per esempio, eccetera eccetera, e così come ci sono in Italia degli aspetti positivi e negativi, anche ovviamente in Albania, così, per esempio in Albania sono stato al Blue Eye, mamma mia che bello, che meraviglia, però, cioè dico, minchia, questo voglio dire, ma mi guardano dei bambini che stanno nel parco, mi sentono parlare in straniero, in nuova lingua creata da me,
e a parlare da solo, steso su un prato. Ma che cazzo me ne fotto. Comunque, cioè, basta, svegliatevi, cazzo. Cioè, io non vorrei dire poi a quello stronzo, no? Perché poi quello è uno stronzo, sto Salvini. Lui, le ruspe, le minchiate. Ma tu hai capito, caro Salvini, che se vieni qui, cioè, tu impari qualcosa. Ma come cazzo, ma come si fa a essere così stupidi? Dovete sapere che cioè, comunque Iasci è una città storica, tra l'altro di dominazione romana. Oh, che cazzarola. Sì, adesso mi direte: no, ma gli zingari non sono romeni. Lo so che non sono romeni, lo so, è inutile che me lo dite voi, lo so, però è altrettanto vero che molte persone credono che i romeni siano gli zingari. Poi, detta fra di noi, saranno più i rom provenienti dall'Ungheria, dalla Bulgaria, ma lasciamo stare. In questi posti io non ci sono stato, quindi da oggi poi non voglio avere più nessun pregiudizio alcuno sull'est. Ci verrete anche voi, ve lo assicuro, anche perché con Living London Way e con l'associazione della quale sono il presidente, sì, ebbene sì, mi siedo anche io sulle poltrone in pelle umana. Possiamo fare degli accordi bilaterali tra gli stati e facciamo un sacco di cose. E vi ci porto, vi vado ad avere come figo qua, mannaggia la miseria. Quindi, se state pensando di venire a studiare qui, non mi mettete paura. Per niente, ma che ci sta ad aver paura? Cioè, io mi devo un attimo immedesimare, perché in effetti pure io avevo un po' quel pregiudizio, però... siccome sono io e ci sto io qui adesso, state tranquilli che non dico strozzate, anche perché se dicessi strozzate farei delle figure in merda assurde, vi trovate? E invece no, ci metto la faccia proprio al 100%, perché qui è bello e la gente è figa e sono carini. Io mi guardo attorno e ancora non me ne capacito. Se avete bisogno di studiare e volete cambiare la vostra vita e non avete nessun calcio nel culo, non sapete come dovete fare e volete, perché qui poi è una cosa importantissima, cioè perché uno lo deve volere, se voi volete cambiare la vostra vita, contattatemi. Perché è inutile fare troppi giri di parole, le stronzate, informatevi da qua, da là, non vi preoccupate, ci penso io, così come sto facendo con l'Inghilterra, così come sto facendo con la Spagna, così come sto facendo dappertutto, lo devo fare assolutamente anche qui, quindi mi dovete contattare, vai giù. Vi faccio capire varie cose, vi faccio capire davvero in pochi secondi di spiegazione, com'è la canzone, di come stanno proprio... avanti. Questa povera gente guadagna pochissimi soldi al mese, ma non se lo merita, ma non se lo merita davvero, mannaggia la miseria. Guarda che mi incazzo, che poi non me ne capaci, cioè mi incazzo con me stesso, questo impeto che vedete adesso nel video è dovuto proprio al fatto per dire mannaggia, ma io non avevo capito un cazzo, ma davvero non avevo capito niente, sono proprio uno scemo, uno stupido. E niente, quindi avete visto anche la casetta mia in Romania.